Bike Show TV. Adesso è Talk Show. Oggi parliamo un po' della preparazione in generale che hanno fatto i ragazzi per preparare al meglio questa stagione. La preparazione com'è partita? È partita con un periodo di transizione che è quel periodo che va dalla fine della stagione di gare a il periodo in cui si inizia il primo blocco invernale di allenamento. Nel periodo di transizione gli atleti cosa fanno? Cercano di ricaricare, tra virgolette, le batterie, di dimenticarsi che sono ciclisti, riposare per ripartire al meglio per la stagione seguente. Prima parte introduttiva cosa prevedeva? Prevedeva un lavoro di forza specifico in palestra e associato a delle uscite in bici e addirittura io, visto che vengo dal triathlon, prediligo anche far fare degli allenamenti alternativi con il nuoto o con la corsa, a seconda dello sport alternativo che piace al singolo atleta. Dopodiché cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto un bellissimo ritiro in Sicilia a gennaio. Sono stati 15 giorni in cui i ragazzi hanno fatto un lavoro di volume associato a un lavoro di forza specifico in bici e anche a delle dinamiche di corsa tipo doppie file, simulazioni di volate, simulazioni di corsa, eccetera. Ascolta qua, adesso fate un po' di lavoro, un po' di doppia fila, giusto per provare un attimino come... Dai, guarda, dimmi gli altri un po' come stanno. Va bene. Ok, dai. La stagione dei dilettanti è molto lunga. La prima gara è stata disputata già a febbraio e la stagione termina ad ottobre. Quindi diciamo che la preparazione ha una periodizzazione abbastanza compressa. Prima delle competizioni cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto dei lavori specifici per abituarsi ai ritmi gara e alle situazioni che si possono trovare durante le competizioni. Un
consiglio che posso dare a tutti gli amanti della bici è di rivolgersi a dei professionisti del settore, quali laureati in scienze motorie, nutrizionisti, questo per ottimizzare al meglio la preparazione, prepararsi al meglio, non incorrere in guai ed avere, diciamo, una preparazione consona alle proprie esigenze e ai propri obiettivi. Bike Show TV, adesso è Talk Show.